Buonasera a tutti, benvenuti a questo webinar del programma Navigando di Mare FVG insieme all'Università di Trieste, Navigando at UNITS. Il programma Navigando è un programma di diffusione della cultura del mare a tutti i livelli, partendo dalle scuole primarie, per arrivare fino all'università e poi anche nei confronti, diciamo, del più vasto pubblico. Il tema di questa sera è un tema all'avanguardia come argomenti e anche come possibili applicazioni che si sposano con gli obiettivi nazionali e europei di, diciamo, greening, di riduzione dell'impatto ambientale della nautica, e Mare FVG, che è il cluster regionale del sistema marittimo, ovvero l'ambiente in cui la ricerca e l'innovazione si incontrano, e quindi la ricerca si fa innovazione, cioè diventa prodotto nuovo, è l'ambiente giusto per parlare di possibili applicazioni di prodotti biologici per realizzare gli scafi della nautica e anche delle grandi navi per le sovrastrutture o per parti minori. Passo la parola al professor Fermeglia, che seguirà come moderatore, come introduzione il seminario. Credo che sia un ottimo rappresentante dell'Università di Trieste in questo momento, come ricercatore, ma anche con la sua passata esperienza, diciamo, importante. Quindi Maurizio, a te la parola, e io vi saluto e vi auguro un buon seminario a tutti. Grazie Lucio, grazie, prendo la parola. Buon pomeriggio a tutte, buon pomeriggio a tutti. Materiali bio-based, compositi, sostenibili, quale futuro? Dove vogliamo andare a parare? Stiamo cercando di dare delle risposte a delle domande importanti, perché materiali che vengono usati nella nautica da sempre dipendono un po' da, hanno una storia che passa attraverso materiali usati in precedenza in altri settori, come l'industria dell'automobile, dei trasporti in generale, e se vogliamo addirittura essere più futuribili e futuristi, addirittura l'industria aerospaziale. Di questo parleremo oggi, ma oggi parleremo anche di impatto ambientale, perché se si va a considerare un nuovo materiale, un materiale che deve prendere il posto per caratteristiche meccaniche migliori di altri materiali, appunto, il materiale stesso deve essere sostenibile. Materiali quindi più complessi, qualche volta con delle microstrutture, addirittura nanostrutture, che necessitano di una compenetrazione tra il processo e il prodotto. Questa è forse una delle novità che parleremo oggi, ne parleremo con Andrea, ne parleremo anche con Serena, perché è sempre più complicato progettare un processo per un prodotto senza tener conto delle caratteristiche del prodotto stesso. Quindi si va verso questa integrazione della quello che gli americani chiamano product and process design, e di questo oggi parleremo. Ma prima di iniziare a dare la parola agli ospiti che ci porteranno le loro esperienze, permettetemi di condividere con voi qualche diapositiva che ho preparato, tanto per, come dicono gli americani, to set the scene. Spero, immagino che tutti riusciate a vedere questa cosa. Allora, stiamo parlando di materiali, di compositi bio-based per applicazioni in campo marittimo. Una degli eventi che sicuramente accadranno nel futuro sarà
l'utilizzo e la penetrazione del cosiddetto nanomanufatturia, nanomanufacturing, cioè il fatto di utilizzare dei materiali nanostrutturati. E questa avrà una penetrazione nel futuro paragonabile a quella che ha avuto la tecnologia digitale nel passato, se addirittura anche sarà superiore. E questo stiamo già assistendo a una rivoluzione con l'industria 4.0 che ci sarà ancora di più quando si passerà all'industria 5.0. Qual è uno dei punti, gli elementi fondamentali in questa evoluzione? Andiamo a imparare dal passato, perché la storia ci racconta molto, la storia ci dice sempre che la teoria, combinata con gli esperimenti, qui basta pensare a Galilei, a Newton, e con la stimolazione, qui basta pensare a Metropolis, a von Neumann, a Fermi, ha sempre fornito delle risposte alle domande e alle necessità di materiali e processi innovativi. Questo è esattamente quello che sta succedendo in questi giorni, in questi anni. Una decina d'anni fa, negli Stati Uniti, nasce un'iniziativa al NIST che si chiama MGI, l'iniziativa del genoma dei materiali. Ora, tutti sanno cos'è il genoma in campo bio. Forse non tutti sono addentro al fatto che esiste anche la possibilità di creare e di gestire il genoma dei materiali, materiali complessi, come ho detto prima. E questo deriva dal fatto che la combinazione di strumenti di calcolo, stiamo parlando di calcolatori ad alta performance, naturalmente, cosiddetti HPC, combinati con strumenti sperimentali. Strumenti sperimentali innovativi. A Trieste siamo anche fortunati ad avere sincrocrone, avere anche qui vicino degli strumenti di caratterizzazione materiali molto molto potenti, combinati insieme al terzo ingrediente che sono i dati digitali, cioè i big data, permettono di compenetrare gli strumenti sperimentali con gli strumenti di calcolo per creare nuovi materiali, ma per creare anche nuovi processi. Come vi dicevo nell'introduzione, il concetto della progettazione di processo e prodotto integrata è una cosa che nelle università americane viene insegnata normalmente e regolarmente. In tutto questo c'è bisogno di tener conto dell'impatto ambientale, cioè di cosa succede del nostro materiale quando lo andiamo ad analizzare con un'analisi del ciclo di vita. Nella slide che state vedendo sulla parte destra trovate la classica rappresentazione di quello che è il ciclo di vita di un materiale, di un prodotto. I materiali diventano complessi, i processi per produrli diventano complessi ed ecco che il Materials Genome Initiative entra in gioco, permettendo di accoppiare agli strumenti di life cycle assessment gli strumenti di simulazione e progettazione del processo e al contempo la progettazione del prodotto, che il prodotto diventa nanostrutturato, diventa un composito complesso con problematiche di interfaccia e similari. Tutto questo è normalmente applicato nel campo aerospaziale e in campo automotive, cioè l'industria dell'automobile e dei trasporti in generale. Io non ve la faccio lunga, ma questi che vedete sono in anteprima alcuni risultati di un progetto europeo nel quale siamo coinvolti. In particolare ho selezionato nel progetto quadriennale un'operazione che abbiamo fatto nell'industria aerospaziale, e questi sono materiali che sono perfettamente compatibili con quello che vi ho detto e che magari in futuro non tanto lontano potrebbero essere compatibili con la nautica. Parti di aeroplano, nelle immagini che vedete sopra, vedete chiaramente una fibra di carbonio annegata in una struttura polimerica che è rinforzata da nanotubi di carbonio. Ma sotto, a metà, trovate un sistema per rinforzare i pneumatici delle automobili. Posso dirvi quali sono le aziende coinvolte, ma potete facilmente immaginare che sono aziende di rilievo mondiale. E anche parti,
dell'automobile, nella fattispecie abbiamo simulato delle parti in plastica che vanno a sopperire ai limiti delle parti in acciaio, e sono le molle delle sospensioni delle automobili. Tutto questo, in un prossimo futuro, ma neanche tanto lontano, potrebbe diventare patrimonio della nautica. È chiaro che bisogna ragionare in termini di processo e di prodotto, integrazione dei due. Dove? Guardate, qui sono quattro esempi, tre importanti, uno molto generico che ho recuperato di materiali di questo tipo. Il primo esempio sono le eliche a propulsione interna. Qualcuno esperto nel campo, sa, mi riferisco a Azipod, per esempio. Si tratta di plastica rinforzata con fibra che ha tutta una serie di grandi proprietà che gli permettono a queste eliche di poter rimanere sott'acqua per lunghi periodi. Il secondo esempio che ho recuperato è l'anti-biofouling, cioè il fatto di poter ricoprire con uno strato di nanocomposito elettrodepositato, un composito che può avere delle caratteristiche magnetiche, elettriche, elettrochimiche particolari, in modo da limitare il deposito di alghe, lo scafo, addirittura il corpo polimerico con pannelli di composito con fibra di vetro o fibra di carbonio o resine rinforzate con nanotubi. L'esempio che vi ho riportato prima dell'automotive è abbastanza emblematico su questo. E strutture in generale, strutture per nautica, strutture fuori acqua, che possono essere create da compositi ibridi, sia nano che macro e micro. Ecco, questo è quanto il mondo ci sta aprendo, questa è la visione che le altre industrie ci danno. Io sono convinto che, così come è successo nel passato, tutto questo arriverà anche nella nautica, parzialmente è già arrivato. Ricordiamoci che se dobbiamo andare verso materiali che sono biocompatibili, che hanno un minore impatto ambientale e necessariamente saranno più complessi nella loro struttura. Quindi il fatto di integrare processo e prodotto, il fatto di integrare il processo e prodotto con il ciclo di vita del materiale è un must. E di questo oggi non par ne parliamo. Ne parliamo con chi? Ne parliamo con Andrea Miniger, IP Polymers, ingegnere chimico, fondatore, uno dei fondatori di IP Polymers, ma ne parliamo anche con Luigi De Cesco di Serici Engineering, che è un costruttore navale. E sempre a livello di applicazioni ne parliamo con Miran Zobec di Resintex Technology, che opera nel campo dei materiali compositi. E infine, ma non per questo, perché sia meno importante, ma semplicemente per questioni di organizzazione, con Serena Bertagna dell'Università di Trieste, dottoranda in ingegneria navale. Un bel panel. Io rientro nel mio ruolo di moderatore e molto molto volentieri passo la parola al primo dei relatori, che è l'ingegnere Andrea Miniger, che si occupa di business development e gestione progetti nell'ambito di IP Polymers, maturata esperienze nello sviluppo e caratterizzazione di nuovi formulati, anche bio-based, in particolare per compositi fibro-rinforzati, adesivi e coating. Quindi vedete che le parole chiave che vi ho illustrato ci sono tutte. Andrea, prego. Andrea, sei sicuro che hai il microfono operativo? Ah, chiedo scusa. Adesso Ecco, meglio. Ricomincia. meglio. Allora, Sì, grazie. adesso molto meglio, direi. Dai, Andrea, vai. Grazie Maurizio e buon pomeriggio a tutti. Allora, innanzitutto, come dicevo,
una brevissima panoramica su chi siamo. IP Polymers è un'azienda di ricerca e sviluppo. Siamo attivi dal 2013 presso l'Area Science Park di Trieste. E ci occupiamo di componenti per sistemi epossidici e poliuretanici da utilizzare in applicazioni come compositi fibrorinforzati, adesivi, coating, schiume rigide e flessibili. In particolare, quello che facciamo è la sintesi e la validazione di nuovi polimeri, soprattutto di origine biorinnovabile, e il testing e la caratterizzazione di formulati e di compositi polimerici. In particolare, nel settore compositi e adesivi, supportiamo aziende, per esempio, nella progettazione e selezione sperimentale dei componenti o dei formulati, nell'ottimizzazione dei cicli di indurimento. E poi, dopo l'applicazione in cantiere o in processo, nella verifica delle proprietà dopo l'applicazione. Iniziamo questa presentazione facendo un po' di chiarezza, innanzitutto sull'uso del termine bio. Nel titolo di questo webinar sono state usate tre parole chiave: bio-based, sostenibile e green. Vediamo un po' a cosa ci riferiamo. Sentiamo spesso parlare di biorinnovabile, bio-based, biomateriale, biodegradabile, biologico. Ecco, ricordiamoci che biorinnovabile equivale a bio-based, oppure di origine biologica, e definisce la percentuale di materiale che non deriva da petrolio. Ho indicato qui una normativa, la STM D6866, che dice esattamente come viene non calcolato ma misurato sperimentalmente questo valore. Quando parliamo di biorinnovabile o di biobased, non dobbiamo confonderci con biodegradabile, compostabile, riciclato e riciclabile, che invece si riferiscono alla fine del ciclo di vita dei materiali. Se vogliamo essere ancora più corretti, dovremmo parlare di sostenibile, oppure usare la sua versione più colloquiale, green. In questo caso non è sufficiente che il materiale abbia un contenuto biorinnovabile, ma deve essere effettuata una valutazione integrata dell'impatto ambientale, come anticipava anche il professor Fermeglia, attraverso delle opportune metriche, come ad esempio l'analisi del ciclo di vita oppure questa Integrated Life Cycle Sustainability Assessment. Quindi il termine sostenibile tiene conto della composizione, dell'energia consumata nei processi produttivi, del ciclo di vita del prodotto fino al suo smaltimento o riciclo, degli effetti sulla biosfera e via dicendo. Ad esempio, grazie ad una valutazione integrata, potremmo decidere di progettare un prodotto durevole e biobased invece che un prodotto biodegradabile, quindi creando una sorta di carbon sink, una riserva, una trappola di carbonio. Oppure potremmo decidere di utilizzare delle materie prime da riciclo nel nostro formulato. Non l'ho riportato in questa slide, ma quando si parla di sostenibilità e di industria, bisogna tenere conto anche della sostenibilità economica, chiaramente. Veniamo al settore della nautica, dove i polimeri si usano ampiamente, oserei dire in tutte le parti dell'imbarcazione, per compositi, adesivi e coating, quindi per fabbricare le strutture e le parti in composito, per eseguire gli incollaggi, soprattutto strutturali, per proteggere lo scafo dall'acqua di mare, ma anche chiaramente per ragioni estetiche. Le tre presentazioni che seguiranno vi daranno ulteriori informazioni e approfondimenti sui compositi e sugli adesivi. Se vogliamo utilizzare compositi e adesivi sostenibili, abbiamo a disposizione diversi approcci. Iniziamo da quello meno utilizzato e meno diffuso, che è quello dei compositi termoplastici con fibre sintetiche, che sono sì riciclabili, ma che pongono problematiche di processo non indifferenti. Recentemente Archema ha sviluppato una resina termoplastica liquida e onestamente non
non ci abbiamo ancora messo le mani, non abbiamo ancora avuto la possibilità e quindi non l'ho inserita come esempio all'interno di questa presentazione. Sicuramente l'approccio più diffuso è quello di utilizzare polimeri termoindurenti bio-based, come ad esempio resine epossidiche o poliestere insature, in combinazione per i soli materiali compositi con fibre naturali o con materiali d'anima bio-based oppure da riciclo. Quanto riguarda l'incollaggio strutturale, sappiamo che c'è anche la possibilità di adesivi poliuretanici bio-based, che però per ragioni di tempo e di ambito non trattiamo in questa presentazione. In estrema sintesi, le principali fonti da cui si ricavano i componenti bio-based per compositi e per adesivi epossidici sono il PET riciclato, quindi il polietilene terephthalato, quello delle bottiglie di plastica cosiddette, quindi il PET riciclato per le resine poliestere insature e per alcuni materiali d'anima, il glicerolo ottenuto come sottoprodotto nel processo di produzione del biodiesel e il cardanolo per le resine epossidiche. Nuovamente il cardanolo, poi vedremo un po' meglio cos'è per gli indurenti abinici, quindi per la parte B dei formulati epossidici bicomponenti, il lino fondamentalmente per le fibre di rinforzo, la balsa ed il sughero per i materiali, d'anima. Adesso andremo a vedere alcuni esempi. Purtroppo non abbiamo il tempo di entrare nei dettagli, ho semplificato anche molto le note, le informazioni che ciascun produttore rende disponibile, diciamo, online. Però, diciamo, le tabelle che seguiranno danno la misura di quanti siano i prodotti già disponibili sul mercato e immediatamente utilizzabili. Se iniziamo dalle resine poliestere insature, vediamo appunto che il componente in questo caso non è bio-based, ma è riciclato, quindi parliamo del PET riciclato. Nel primo caso, nella linea di prodotti di INEOS, attorno al 25% in peso della resina, e per quanto riguarda Tricel Composites saliamo un pochettino a 27-33%. Diciamo che tra un terzo e un quarto di una resina poliestere insatura oggi può essere ricavato da materiale polimerico riciclato. È molto interessante questa nota che riporta INEOS a proposito del fatto che 220 kg di resina, quindi un fusto di resina, equivale a sottrarre 1.800 bottiglie di PET alla discarica oppure agli oceani. Passando ai sistemi epossidici, incontriamo qui dei nomi noti, Entropy Resins, Cardolite per il settore bio-based, Gurit, grandissimo produttore di formulati epossidici per diverse applicazioni. E vediamo che i contenuti bio-based, a seconda del produttore della linea di prodotti disponibile, varia tra il 25 e il 36% per Entropy, tra il 27 e il 45% per Cardolite ed è superiore al 40% per Gurit. Abbiamo altri esempi di sistemi epossidici, anche di prepreghe epossidici, per esempio c'è un sistema Bitrez che ha un contenuto bio-based del 50%, mentre Sicomin parte dal 22% e può superare leggermente il 50%. È interessante la disponibilità presso SKD Composites in Inghilterra di un prepreghe epossidico con un contenuto bio-based del 30%, ottenuto anche attraverso l'aggiunta di una resina da CNSL o cardanolo, che porta, diciamo, diversi benefici a questo prepreg, che può essere appunto fabbricato utilizzando diversi tipi di fibre, anche naturali come il lino. Passando poi ai materiali d'anima, qui il contenuto bio-based o di PET riciclato è del 100%, quindi stiamo utilizzando nel caso di Gurit il balsa flex, quindi il legno di balsa, nel caso di Amorim il sughero, nel caso di Armacell non è più bio-based ma è riciclato, cioè il 100% di PET riciclato.
Per quanto riguarda le fibre di lino, sappiamo che ci sono diversi produttori. Parliamo sempre di fibre di lino perché sono in definitiva le resine, le fibre di rinforzo naturale più ingegnerizzate. Quindi ci sono delle fibre che potenzialmente sono anche migliori a livello di, per esempio, di proprietà meccaniche, ma storicamente la fibra di lino è quella che è stata più utilizzata. E sulla quale si è lavorato molto di più per ottenere tessuti, per ottenere appunto diverse grammature, diverse orientazioni, diversi tipi di apprettature, quindi andando a prendersi cura dell'adesione fibra matrice. E come accennato prima, c'è la disponibilità appunto di diversi prepreg anche venduti direttamente dai produttori di fibre di lino. Ecco, qualche minuto fa abbiamo nominato il cardanolo, un materiale piuttosto interessante che è il prodotto di distillazione dell'olio di anacardo, anche conosciuto come cashew nut shell liquid. Si tratta di uno scarto non commestibile dell'industria alimentare, quindi facciamo riferimento all'industria delle noccioline di anacardo, caratterizzato da una struttura molecolare in grado di conferire al polimero finale, diciamo alle possili reticolate in questi casi, ottime proprietà di resistenza chimica, di idrofobicità e di adesione. E alcuni dei formulati che IP Polymers ha sviluppato per Cardolite, denominati Formulite, sono stati e sono ancora utilizzati nello studio che l'ingegnere Serena Bertagna presenterà appunto tra poco. Andiamo a vedere vantaggi e limiti di alcuni dei materiali bio-based. Appunto, come per ogni materiale, anche questi componenti e formulati presentano dei pro e dei contro. Gli svantaggi possono essere molto spesso compensati e risolti durante la progettazione dei formulati oppure durante la progettazione e l'esecuzione del processo. Come diceva il professor Fermeglia, appunto la progettazione integrata di prodotto e di processo. Nei componenti per sistemi epossidici, i limiti principali sono rappresentati dal colore, che però in certi formulati, per certe applicazioni, può essere addirittura un vantaggio, ma soprattutto dalla viscosità e dalla reattività più alte rispetto alla maggioranza dei prodotti da petrolio. E mi riferisco in particolare alle amine reticolanti. I vantaggi che abbiamo già citato, quindi idrofobicità, resistenza chimica e adesione, sono molto spesso evidenti e giustificano il lavoro di formulazione e di problem solving. In merito alle fibre di lino, i vantaggi principali sono la bassa densità, ma soprattutto il cosiddetto vibration dumping, quindi la capacità di assorbire, le vibrazioni. I limiti maggiori invece riguardano l'assorbimento di umidità e soprattutto la bassa bagnabilità durante il processo. Ma anche in questo caso, come ci mostrerà il signor Zobec di Resintex, ci sono delle soluzioni formulative che possono risolvere questi problemi. Per concludere questa breve carrellata sui materiali bio-based per compositi e adesivi, vi propongo un paio di esempi di successo. In entrambi i casi parliamo di prepreg, quindi una tecnologia inventata ed utilizzata nel settore aerospaziale, ma sempre più popolare negli ultimi anni nel settore automobilistico, ma anche delle attrezzature sportive, grazie soprattutto all'adozione del consolidamento fuori dall'autoclave, quello che viene chiamato l'auto-autoclave. Il primo esempio è quello del progetto Carbio, portato a compimento nel Regno Unito qualche anno fa, avente come end user Jaguar Land Rover. È stato realizzato un innovativo prepreg epossidico utilizzando una resina da cardanolo e combinando fibre di lino e di carbonio. In questo caso, oltre ad una riduzione del peso e dei costi, è stato verificato un notevole miglioramento, quasi il 60%, nell'assorbimento delle vibrazioni. E come potete vedere dalle foto sulla destra, l'utilizzo di questa resina bio-based all'interno del formulato ha permesso di migliorare drasticamente la bagnabilità delle fibre di lino durante il processo di prepregging. Un altro esempio di impiego di prepreg viene dal settore in qualche modo automobilistico, anche se si tratta di un prototipo, ed è quello della Solar Car del KU11 Solar Team in Belgio,
che ad ottobre 2019 ha vinto in Australia la World Solar Challenge, una competizione di 3.000 chilometri riservata a prototipi di auto solari. E anche in questo caso resina da cardanolo, fibre di carbonio perché era richiesta molta leggerezza, e telaio realizzato con tecnica autoclave, con una temperatura di curing, oserei dire moderata, quindi condizioni di processo assolutamente molto moderate, oserei dire. Altre applicazioni nel settore sportivo, le tavole da surf, la riparazione di biciclette in composito, per esempio, nell'arredamento, l'esempio di questo tavolino che abbiamo, il cui formulato abbiamo progettato qualche anno fa, con un contenuto bio-based oltre al 70%. Per concludere, molto brevemente, alcuni messaggi. Il primo, sono oramai disponibili in commercio numerosi componenti, formulati, materiali bio-based oppure sostenibili. Quindi direi che non ci sono più scuse per non utilizzarli. Gli standard e le metriche per misurare la sostenibilità dei materiali, dei processi, dei prodotti sono oramai mature e affidabili. I componenti e i formulati biorinnovabili offrono diversi vantaggi prestazionali a fronte di limiti e svantaggi che sono del tutto compensabili. Le applicazioni di successo sono favorite da approcci innovativi, quindi possono derivare dai produttori e dai formulatori, quindi attraverso l'adattamento dei formulati agli standard di prodotto e di processo, ma anche, oserei dire, soprattutto dagli utilizzatori, applicando creatività nel design e flessibilità nei processi produttivi. Io vi ringrazio dell'attenzione e resto a disposizione per le domande al termine delle presentazioni. Grazie ancora. Ecco, grazie. Grazie Andrea Miniger per la sua presentazione, è stato un ottimo inizio per questo viaggio all'interno dei nuovi materiali per la nautica. Come ha detto Andrea, siamo disponibili tutti noi a rispondere a delle domande che verranno però verranno prese in considerazione al termine di tutti gli interventi, quindi pregherei tutti coloro che hanno delle domande da porre di farlo utilizzando la chat che si apre sul pannello a destra e di porre la domanda, poi sarò io a riprenderla e a riformularla ai vari speakers. Passiamo quindi al secondo intervento. Il secondo intervento è di Luigi De Cecco, un costruttore navale, socio fondatore della Serig Engineering e prima socio fondatore dei cantieri Serig di Aquileia. Ed è un personaggio importantissimo, storico nel nostro campo, specializzato nelle costruzioni di imbarcazioni a vela. Prego Luigi. Sì, buongiorno a tutti. Dopo aver sentito l'ingegner Miniger, credo che vi parlerò di archeologia, perché le esperienze che abbiamo fatte ormai sono superatissime dalle nuove tecnologie, quindi intanto vi racconterò le nostre esperienze a proposito di materiali biocompatibili. Intanto mi presento, sono, come ha già detto il professor Sandeglia, sono un costruttore navale, questa è una che vedete, la vedete questa imbarcazione? Sì, bene, questa è una delle ultime imbarcazioni che abbiamo realizzato al cantiere Serigi, giusto per farvi capire di che cosa ho fatto nella mia lunga attività di 30 anni di cantiere, quindi un'esperienza piuttosto lunga su imbarcazioni in vetroresina, sandwich, credo che siamo stati uno dei primi cantieri nautici in Italia ad usare il sistema sandwich ereditato dal cantiere Benello. E quindi tutte le nostre imbarcazioni sono state costruite in questo modo qua e naturalmente man mano che passavano gli anni la tecnologia si è progredito e quindi
ci ha permesso di costruire barche che hanno fatto quello che vedete, cioè navigazioni anche nei ghiacciai dell'Alaska, in Groenlandia. Queste imbarcazioni in particolare hanno fatto il percorso da ovest a est della Groenlandia, del passaggio nord-ovest, come si chiama, no? Quindi adesso vabbè, mi sono presentato, vi dirò della mia esperienza per quanto riguarda il materiale biocompatibile. Allora, nel 2011 io ho assistito a una presentazione di MATEC, che è l'archivio di database di materiali e tecnologie innovative realizzato e gestito da Galileo, District, Visiona di District, a Palma Nova, dove si presentavano materiali innovativi. E quindi questa conferenza era molto interessante. Ho preso contatto con uno dei dirigenti della MATEC, l'ingegnere Eva Tenan, e abbiamo cominciato a diciamo, discutere di questi materiali biocompatibili, perché io avevo in testa un progetto molto ambizioso, che era quello di costruire un'imbarcazione completa a sandwich con materiali appunto green. MATEC ha fatto per noi una ricerca sia di tessuti che di resine che potessero fare nel nostro caso, insomma. E abbiamo scelto fra le ricerche che ha fatto questa MATEC, abbiamo scelto due aziende, una che si chiama Ladineo, che produceva francese, che produceva e produce tuttora, immagino, dei tessuti di lino di varie grammature e di varie tipologie, unidirezionali, biassiali, twill, eccetera. E anche un'azienda che faceva resine, quindi con matrice di natura 50% bio e 50% invece resine possidica. Abbiamo ordinato questi materiali. Io ho scelto un cantiere che poi era il mio. Io sono uscito nel 2004, ma comunque ho fatto queste sperimentazioni in cantiere perché era importante capire se poi i laminati che noi andavamo a fare erano compatibili con un ambiente di cantiere. Quindi abbiamo fatto questi test in cantiere e sono stati realizzati dei pannelli di 1 metro per 1 metro, quindi con il sistema end layup o anche con il sistema infusione. Tutti e due i sistemi, adoperando dei tessuti di lino con le stesse grammature del laminato in fibra di vetro. Quindi resine, tessuti di lino, resine bio, diciamo, chiamiamole bio, cioè non erano completamente bio, della Amroy, che è un'azienda finlandese, e poi abbiamo realizzato anche dei pannelli in fibre di vetro e resine epossidiche normali, come si usano per le costruzioni delle barche normali. E abbiamo fatto questi pannelli appunto con tutti i sistemi, sia a mano che in fusione. Hanno raggiunto diciamo l'essiccazione completa. Scusate, abbiamo raggiunto l'essiccazione completa e prima di mandarli all'Università di Padova, dove avevamo preso contatti per fare la caratterizzazione quindi test dei provini che dovevamo realizzare con loro, abbiamo detto: vabbè, proviamo a tagliare da buon costruttore, abbiamo detto: proviamo a tagliare una striscia di questi pannelli e vedere come si comporta. Perché sì, prima di realizzare tutti i provini di mandare all'università, volevamo essere un po', diciamo, vedere come si comportavano.
Purtroppo è andata male perché tagliando una striscia di 1 metro per 40 mm di larghezza, per uno spessore di 3-4 mm, parlo del laminato in lino, e purtroppo per nostra disgrazia questa cosa si è spezzata come un biscotto, cosa che invece non è avvenuta nel laminato in fibra di vetro con la resina epossidica. Quindi a questo punto siamo rimasti abbastanza male. E abbiamo contattato la Lineo che ci ha fornito i tessuti di lino e gli abbiamo chiesto come mai potesse essere successo una cosa del genere. E loro ci hanno detto: ma che resina avete adoperato? Abbiamo detto il nome della resina e le caratteristiche della resina. Sì, ci hanno detto: attenzione, però, che i nostri tessuti erano apprettati ed erano apprettati con una resina epossidica, che non era la stessa resina che noi abbiamo usato per fare il laminato. Era una resina epossidica, credo che fosse la Ralite, se non mi ricordo male. E quindi ci hanno detto: va bene, allora facciamo così, voi ci mandate la vostra resina, bio, noi la apprettiamo il tessuto con la vostra resina e la cosa dovrebbe andare a posto. A questo punto abbiamo ricontattato la Amroil, la ditta finlandese della resina bio, e loro non ci hanno risposto, non producevano più la resina bio. Quindi a quel punto eravamo fermi, non avevamo più la resina. È passato un po' di tempo e per caso, durante una visita all'area di Padriciano, all'area Science Park di Padriciano, abbiamo conosciuto l'ingegner Mininger che ci ha sorpassato alla grande con la sua presentazione, e quindi abbiamo conosciuto lui e ci ha parlato di una resina che lui aveva in studio con una base di mi pare, di catalizzatore a base di cardanolo, se non ricordo male. E gli abbiamo chiesto: vabbè, è disponibile farci questa resina per fare questi laminati con il lino? E lui ci ha detto di sì, ci ha fornito la resina, l'abbiamo spedita in Francia per fare l'apprettatura del lino. Il lino ci è arrivato apprettato con la resina dell'ingegner della Cimtech Lab, allora Cimtech Lab, la ditta dove lavorava lui. E visto che la Cimtech Lab dell'ingegner Mininger aveva anche il laboratorio suo personale, abbiamo detto: vabbè, proviamo a fare pr dei primi provini con la Cimtech Lab prima di fare i provini veri e propri da mandare a qualche università o la stessa Cimtech Lab per fare le caratterizzazioni. E infatti così è stato. L'ingegner Mininger, operando la sua resina, scusate, e quindi ha fatto un laminato, ha realizzato un laminato con la sua resina e il tessuto di lino apprettato con la stessa resina. Purtroppo però anche questa esperienza è andata male perché è successo come la volta prima, il laminato si è spezzato abbastanza facilmente, questo lo può anche confermare l'ingegner Mininger. Dopo abbiamo anche provato a post-curare questo laminato per vedere se era una questione di post-cura, ma la cosa non è andata a buon fine. Quindi a quel punto ci siamo fermati. E abbiamo lasciato stare anche perché nello stesso periodo abbiamo saputo, l'ingegner Mininger si ricorderà, abbiamo saputo che una grossa azienda italiana-olandese di produttore di resine aveva già sperimentato e trovato una resina a base bio al 50%. E alcuni cantieri, grossi cantieri italiani di barca motore, avevano costruito dei piccoli pezzi di sovrastrutture di barca motore, appunto, con questi materiali.
E quindi a quel punto ci siamo detti: è inutile che ci si che andiamo contro colossi che non potremo mai avere le loro possibilità di sperimentazione, eccetera. Questa è stata la nostra esperienza. Io però vorrei parlarvi di un'altra esperienza che abbiamo fatto nel costruire un'imbarcazione di 41 piedi che noi abbiamo chiamato CC41, e qui entra il discorso del strip planking della dottoranda che ci parlerà dopo delle sue esperienze. E una barca di 41 piedi costruita appunto con sistema strip planking, e però foderata con la pelle esterna in fibra di carbonio e con una pelle interna di un unidirezionale di vetro, sempre però con resine epossidiche. E questo è uno dei campioni, dei provini che abbiamo realizzato prima della costruzione della barca, che abbiamo fatto testare dalla CATAS qui di San Giovanni della Tisone, con risultati. Questo è il pannello che abbiamo, uno dei pannelli che abbiamo consegnato alla CATAS per fare appunto dei test di flessione, trazione, compressione e anche di delaminazione. Qui vedete un campioncino dove si vede chiaramente che il laminato non si è staccato dal legno, ma si è rotto il legno, praticamente si è delaminato il legno. E questa, ecco, adesso volevo mostrarvi alcune fotografie della barca in costruzione perché sono abbastanza, così diciamo, significative sulla tipologia di costruzione del strip planking. E in questo caso noi abbiamo realizzato una cosa veramente unica, credo unica al mondo, perché la poppa, la prua, come vedete in questo caso si vede la prua, e la poppa dell'imbarcazione sono state costruite, tra l'altro, dal mio compagno qua, il signor Zobek, che tra l'altro anche lui aveva un cantiere, ha costruito delle imbarcazioni anche lui in vetroresina, perché la configurazione della prua, ma soprattutto della poppa, era molto, ma molto difficile da eseguire in legno. Quindi abbiamo pensato di realizzare il fasciame in strip planking, la prua, la poppa e la parte di collegamento della chiglia sul fondo dell'imbarcazione, la prua e la poppa in questo caso a sandwich con anima in PVC. Invece la parte della zona della chiglia che vi mostrerò dopo, invece in single skin, sempre vetro, e resine epossidiche, che se non mi ricordo male era una resina epossidica della Upson che ora è diventata Sika. Ecco, qui si vede strip planking con le viti di incollaggio, diciamo, che poi vengono tolte giusto per far incollare bene la colla sulla parte in vetroresina. E poi si tolgono, ovviamente. Questa è la poppa. La poppa devo dire una cosa prima, che questa barca ha una caratteristica molto particolare, una barca molto tradizionale come estetica, ma ha una carena invece con delle appendici veramente molto, molto moderne. Nel progetto ci ha aiutato l'ingegner architetto Marco Rostuzzi per la parte navale. Ecco, qui si vedono chiaramente i primi corsi di fasciame del strip planking che vengono incollati sopra il dormiente. Questo è il dormiente, ecco qui si vede l'incollaggio sul dormiente anche sulla parte di poppa. Qui c'è un'altra vista. Ecco, devo dire una cosa, che questa imbarcazione è talmente particolare che non ha la chiglia, cioè non ha una chiglia in legno, in lamellare, come le costruzioni classiche.
ha soltanto dei rinforzi in carbonio longitudinali, sia esterni che interni, che sostituiscono la chiglia. Dopo, naturalmente, vi farò vedere anche le strutture interne. Ha soltanto tre ordinate, questa è una, quella di prua, ordinate in lamellare di legno, una che si vedrà dopo per l'attacco delle lande, delle sacche dell'albero, e una poppa. Ecco, qui si vede molto bene la prua con tutti gli steli in steel planking. Andando avanti, ecco, qui si vede invece l'incollaggio delle strisce di steel planking alla poppa. E questa è la parte che vi parlavo prima, che è la parte dove viene collegata poi la chiglia, che in questo caso sarà una chiglia telescopica che la Serigi Engineering ha brevettato qualche anno fa e che ora stiamo fornendo a dei cantieri francesi. E come potete vedere, il steel planking monta sopra alla struttura in vetroresina, viene incollato alla struttura in vetroresina. E dopo, una volta finito il steel planking, il tutto viene foderato, ecco come potete vedere, viene foderato con un tessuto bidirezionale di carbonio all'esterno, con un tessutino sopra il carbonio, un 200. 200, sì, appunto, sempre con bagnato con resine epossidiche, però non l'abbiamo fatto in infusione. Questo perché, per poter permettere alla resina del laminato di penetrare veramente molto meglio nel legno, perché con il sistema infusione questa cosa poteva non avvenire molto bene. Ecco, qui si vede anche un'altra immagine della ricopertura in carbonio dello scafo e della zona della poppa. E questa è la barca praticamente già stuccata, con l'opera viva pronta per l'antivegetativa e sì, la stuccatura dei fianchi dell'opera morta con stucchi epossidici in questo caso. Beh, io volevo mostrarvi queste immagini qua perché penso che questo tipo di costruzione potrebbe adattarsi in maniera veramente eccezionale. Sostituendo praticamente il carbonio e le resine epossidiche che abbiamo usato con materiali green, cioè con il lino e con resine, non dico completamente bio, ma quasi, insomma. Quindi il strip planking di cui ci parlerà, scusi, sì, mi ha detto di. Ok, va bene, allora mi dicono di accelerare. Qui si vedono la struttura della barca interna e questo è il pozzetto che abbiamo realizzato in vetroresina perché era troppo complicato farlo in legno. Questa è l'attuga. La barca e poi la coperta è in legno, completamente in legno, a parte il pozzetto. Questi sono gli interni. In stile New England, e questa è la barca il giorno del varo, dove si vede la chiglia telescopica. Scusatemi se questa è la barca in navigazione durante la barcolana del 2016. Scusatemi se mi sono dilungato un po' troppo, però credo che appunto, come ho detto prima, questa cosa potrebbe essere un esercizio sicuramente ottimo per usare i materiali bio green, biobased, come li chiamate voi. Grazie. Grazie Luigi De Cesco. Come detto in precedenza, se ci fossero delle domande per Luigi, ponetele nella chat. Grazie anche per aver rispettato la tematica. A questo punto passerei la parola al terzo relatore di oggi, che è Milan Zobec di Resintex Technology, che opera nel campo dei materiali compositi, sia in qualità di consulente che di project manager
per costruzione e riparazione di imbarcazioni e lavora anche come sales manager per la ditta Resintex Technology di Frosinone. Miran, prego. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Scusate, solo un attimo. Purtroppo. Eccoci. Quindi parlavamo un po' dei materiali compositi innovativi, specialmente a base biologica. Sicuramente la fibra di lino è la fibra maggiormente industrializzata, ingegnerizzata in questo momento. E potrebbe essere un valido sostituto in alcuni campi per quanto riguarda la fibra di vetro e anche la fibra di carbonio. E utilizzando la fibra di lino abbiamo certamente dei grossissimi vantaggi a livello proprio di, come ho detto l'altra volta, di emissioni, perché comunque è totalmente di provenienza naturale e non implica l'utilizzo, diciamo, del petrolio come altre fibre e così via. Per quanto riguarda le resine fossiliche di composizione biologica, cioè parliamo sempre parzialmente biologica, ecco, non totalmente biologica, in questi ultimi tempi sono stati fatti dei importanti passi avanti. Allora, l'iniziale difficoltà d'utilizzo della fibra di lino è stata sormontata negli ultimi tempi, soprattutto eliminando pletature in primo luogo. In secondo luogo, attivando un processo di riscaldamento prima dell'utilizzo della fibra di lino che permette la totale sugatura diciamo, della fibra in quanto relativamente, anzi abbastanza igroscopica, e l'umidità che viene trattenuta dalla fibra di lino può inibire la polimerizzazione di alcune resine, specialmente le resine poliestere. Le resine fossiliche sono tutto sommato abbastanza resistenti a questo fenomeno. E, diciamo, concordo pienamente con Luigi De Cesco sul fatto che diciamo che le fibre di carbonio, le fibre di vetro potrebbero essere benissimo sostituite con fibre di lino per la costruzione di imbarcazioni, specialmente imbarcazioni fatte in strip linking, cioè utilizzando vari tipi di legno, e quindi fornendo materiale, cioè un prodotto fatto con materiale totalmente biologico, che sicuramente facilita lo smaltimento di questo tipo di oggetto. Ecco, questa è la mia opinione. Penso che i tempi siano maturi, penso che sia questo l'orientamento giusto, ecco, per un approccio biologico in questo campo. Grazie. Bene, grazie Miran. Abbiamo anche recuperato un po' di tempo che in questi tempi appunto male, male non fa. L'ultimo intervento del webinar di oggi è interno all'università, è la seconda anno di ingegneria navale Serena Bertagna, che ci parla di adesivi biobased, sia per il legno in particolare, e della tecnologia strip planking. Prima di dare la parola a Serena, volevo ricordare a tutti coloro che sono collegati al webinar di formulare le domande sulla chat che trovate sulla destra. Serena, vai, facci sognare. Grazie mille, professor Meia, per la presentazione. E potrebbe darmi conferma se vedete il mio schermo, per favore, con la presentazione? Non Sì, riesco. Perfetto, grazie. Grazie mille. Vorrei spendere innanzitutto due parole. Per me è un piacere intervenire in questo webinar. Insomma, i relatori precedenti a me hanno introdotto benissimo l'argomento e sono sicuramente dei grandi esperti del tema. E è un argomento che mi sta particolarmente a cuore in quanto,
oltre ovviamente a far parte del mio progetto di dottorato, si inserisce anche nell'ambito di un progetto di ricerca Interreg, in particolare il progetto Adrion Blue Boost, che tra i cui scopi figura quello di incentivare e supportare le attività legate alla blue economy nell'area di interesse adriatico-ionica. Le attività che vi racconterò a breve sono state svolte da noi, Università di Trieste, e nello specifico dal laboratorio Integrated Ship Design di cui faccio parte, e dal cantiere Alto Adriatico Custom, che è una realtà imprenditoriale nel campo della nautica presente nella nostra regione. Una collaborazione nata nell'ambito di un altro progetto, un PORFESR, finanziato dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e una collaborazione a noi cara che ci teniamo, diciamo, a mantenere molto viva. Vorrei spendere ancora due parole, scusate, ok, giusto per presentarci noi, ISD Lab. Siamo un laboratorio di ingegneria navale interno al Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Ateneo Triestino, e il nostro scopo è quello di integrare tutti gli aspetti della progettazione navale attraverso un approccio multidisciplinare. Sin dalla nostra fondazione nel 2017 siamo stati impegnati in progetti di ricerca nazionali e internazionali sia con altri centri di ricerca sia con altre realtà industriali del territorio e anche estere. In particolare questi sono alcuni dei nostri temi di ricerca con cui ci interfacciamo quotidianamente, e andiamo dai temi più classici legati alla progettazione navale, come le strutture, le costruzioni navali, l'architettura navale, ma affrontiamo anche temi che non sono propriamente legati alla progettazione, ma interessano sicuramente tutti noi, quali possono essere le fonti di energia rinnovabili dal mare. Affrontiamo questo con un parco strumenti che io definirei molto completo, dotato di tutti i software attualmente utilizzati nel campo della progettazione navale, e diciamo che ci sentiamo preparati ad affrontare molte sfide anche nei prossimi anni. Tornando all'argomento di oggi, è con grande piacere che vi presento il progetto Boat to Be, Biobased Materials for Boat Building, che è proprio il progetto che sto seguendo attualmente riguardante l'applicazione di questi adesivi di origine naturale per la costruzione di imbarcazioni con tecnologia strip planking. Questo perché? Perché in Italia abbiamo tantissima vetroresina. Il problema che ci affligge è molto grande. Circa il 90% delle imbarcazioni con lunghezza inferiore ai 24 metri sono realizzate in vetroresina. Parliamo di circa 140.000 unità. Di queste 140.000, 30.000 sono considerate obsolete e quindi, diciamo, ormai vengono considerate a fine vita. Perciò si pone il problema: cosa fare di tutta la vetroresina che appunto è stata utilizzata per realizzarle? Si parla di più di 40.000 tonnellate di vetroresina da smaltire. Quindi è un problema ambientale molto grande con cui appunto dobbiamo interfacciarci quotidianamente. Tre sono le vie, diciamo, per una corretta gestione di questa quantità di materiale. Sicuramente la prima è quella di cercare di allungare il più possibile la vita di un'imbarcazione, ovvero attraverso operazioni di manutenzione, refitting, riammodernamento, cercare di donare una seconda vita a quella che è un'imbarcazione che ormai possiamo considerare obsoleta. Inevitabilmente prima o poi si giungerà al fine vita però di questa unità nautica, e quindi si dovrà cercare di smaltire e se possibile riciclare la vetroresina nel modo più corretto. Questi processi non sono semplici da mettere in atto, sono costosi, complessi e potenzialmente pericolosi e nocivi per l'ambiente e la salute umana. Quindi particolare attenzione deve essere fatta appunto quando vengono implementati. La terza strada, che è l'argomento del nostro webinar, è sicuramente quello di spostare l'attenzione dalla vetroresina e concentrarsi su altri materiali, quindi materiali ecocompatibili, eco-friendly. Perciò appunto introdurre un nuovo aspetto della costruzione nautica che diciamo che ritorni un po' alle origini, in quanto se parliamo di materiali eco-friendly, sicuramente il primo che ci viene in mente è il legno. Il legno, primo materiale utilizzato dall'uomo per la costruzione di imbarcazioni, ancora oggi trova ampissima applicazione nel campo della nautica.
Abete Douglas, Iroko, Mogano e Tech sono solo alcune delle essenze che troviamo adesso sulle moderne imbarcazioni da diporto. E quindi è un materiale che non ci ha mai abbandonato del tutto e che possiamo sfruttare ancora di più. In particolare, parlando insomma, non so, pensando agli esperti del settore, pensando al legno e a una tecnica di costruzione basata sul legno, sicuramente la tecnologia strip planking è una delle prime che salta in mente. Questo perché è in grado di sfruttare appieno le proprietà del materiale, è in grado di dare, insomma, fornire poi un prodotto dall'elevata robustezza e resistenza e anche dal gradevole aspetto, sicuramente. Il signor De Cesco, che mi ha anticipato, vi ha mostrato delle bellissime immagini dell'imbarcazione realizzata in strip planking, quindi io velocemente vi descrivo un attimo la tecnologia. La tecnica di strip planking è basata sull'incollaggio di listelli sottili chiamati strip planks di legno attraverso l'utilizzo di adesivi che possono appunto essere queste resine ossidiche. Solitamente la costruzione inizia dalla messa in posa di sezioni trasversali che danno poi la forma allo scafo realizzando una sorta di stampo. Queste sezioni possono essere a perdere o no, e su di esse vengono incollati vari listelli di legno. Una volta ottenuto il fasciame realizzato con gli strip planks, si passa al suo rivestimento, che avviene attraverso delle lamine più sottili, chiamate veneers, che hanno una flessibilità tale da adattarsi alle forme e alle curvature dello scafo e forniscono una migliore finitura del prodotto. In questa slide vediamo i tre step della realizzazione di un'imbarcazione in strip planking che è stata realizzata durante un precedente progetto in cui anche noi dell'ISD Lab abbiamo contribuito, e vediamo la posa delle sezioni trasversali che danno la forma allo scafo, la posa dello strato di strip planks lungo tutto lo scafo in direzione pop a prora e la conseguente posa dei veneers sullo strato, sul fasciame di strip planks. E qui vi riporto ancora due immagini con i dettagli della posa degli strip planks e della posa dei veneers. Come detto precedentemente, gli adesivi utilizzati nella tecnologia strip planking sono comunemente a base di resina epossidica. Se il legno può essere considerato un materiale green, ovviamente la stessa cosa non può essere fatta per le resine convenzionalmente utilizzate, non sono materiali ecocompatibili. Quindi l'alternativa da investigare, sul quale noi ci stiamo concentrando, è quella di utilizzare resine possidiche bio-based, quindi resine appunto a contenuto naturale, la cui formulazione si basa sull'utilizzo di materie prime di origine rinnovabile. Ne ha ampiamente discusso l'ingegner Miniger prima di me, con cui abbiamo una collaborazione in atto. Ai fini del nostro studio, infatti, noi ci siamo rivolti proprio a lui per la selezione di due resine bio-based a diverso contenuto naturale della casa produttrice Formulite, e sono appunto gli adesivi che abbiamo utilizzato per la campagna sperimentale che è praticamente in atto, in quanto queste resine bioepoxy sono sicuramente interessantissime, però il loro utilizzo è ancora abbastanza limitato in queste applicazioni e abbiamo pochi dati a disposizione. Dunque, attraverso il progetto Boat2B abbiamo messo in piedi una campagna di test sperimentali volta a investigare proprio il loro comportamento nella tecnologia strip planking. Quindi questa campagna di test sperimentali si articola in tre fasi: la realizzazione dei provini, che prevedono l'accoppiamento di diverse essenze di legno e diverse resine, la realizzazione dei test sperimentali ovviamente e la raccolta e analisi dei risultati. Vorrei sottolineare come le resine scelte per la campagna sperimentale consistono in due resine bio-based della ditta Formulite e la resina convenzionalmente usata dal cantiere Alto Adriatico Custom, che si è occupata della produzione dei provini. Questo perché attraverso la nostra campagna sperimentale vorremmo comunque anche avere dei termini di paragone, quindi insomma fornire un'analisi completa
delle prestazioni di queste resine bio-based anche confrontate con la resina convenzionalmente utilizzata. Le essenze di legno selezionate per la produzione dei provini sono state scelte in accordo con il cantiere. Ci siamo concentrati principalmente sui legni utilizzati nella tecnologia strip planking, quindi abete Douglas, mogano e iroco. In particolare, nelle slide precedenti dove vi ho mostrato l'imbarcazione che abbiamo recentemente realizzato con la tecnica strip planking, gli strips erano realizzati con abete Douglas e i veneers erano realizzati con il mogano. Quindi abbiamo, diciamo, trasportato quel caso, quindi quel caso reale di costruzione di un'imbarcazione, nella nostra campagna sperimentale. Noi di SD Lab ci siamo concentrati poi sul contesto normativo attualmente vigente riguardante gli adesivi strutturali per il legno, in modo da identificare quali standard seguire per effettuare la campagna sperimentale. In particolare sono emersi tre standard di prova. Il primo è lo standard UNI EN408, con i test di verifica di resistenza del giunto a palella con carico di trazione, molto interessante perché il giunto a palella è il giunto comunemente utilizzato per l'unione di due strip planks nella realizzazione di un'imbarcazione. E vedete che è un giunto dove i due, diciamo, le due lamine di legno sono unite, insomma, sono tagliate in diagonale e vengono incollate con quella superficie. Quindi abbiamo appunto anche in questo caso cercato di prendere una cosa reale, realmente esistente nello strip planking e trasportarla nella campagna sperimentale. Il secondo test appartenente allo standard UNI EN408 è il test per la verifica di resistenza a flessione a tre punti. Questi sono i provini realizzati dal cantiere per la verifica di resistenza del giunto a palella e per la verifica a flessione a tre punti. Il secondo standard selezionato è sempre uno standard UNI-EN, il 302-1, in questo caso uno standard per i test di verifica di resistenza a taglio con carico di trazione, e anche in questo caso questi sono i provini realizzati, sono molto molto piccoli questi qui, hanno dimensioni veramente ridotte. E infine abbiamo selezionato lo standard ASTM di 905-3 per i test di verifica di resistenza a taglio con carico di compressione. Sulla sinistra possiamo vedere il provino che è stato ideato, diciamo, e realizzato sulla base delle indicazioni fornite nello standard, mentre sulla destra è riportato uno schizzo di come avviene la prova in laboratorio, ovvero il carico di compressione è applicato sullo strato centrale del provino attraverso una barretta di acciaio opportunamente dimensionata e posizionata sulla quale la macchina di prova applica il carico. E anche in questo caso ecco i cubetti, i nostri provini realizzati. Per l'intera campagna sperimentale abbiamo realizzato 540 provini. I provini attualmente sono presso il laboratorio Cerisi dell'Università di Messina, dove si stanno svolgendo i test meccanici. E infatti possiamo vantare una collaborazione decennale scientifica con il gruppo di lavoro capitanato dal professor Vincenzo Crupi, e in particolare queste sono due immagini dei test di verifica di resistenza a flessione a tre punti che ci hanno inviato appunto da Messina e sono appunto un esempio di quello che stiamo facendo attualmente. Quindi per concludere, allora, purtroppo la situazione attuale ci ha un po' rallentati, quindi i test sono in svolgimento e quindi speriamo e prevediamo di completare la campagna sperimentale nel minor tempo possibile ormai. Sicuramente quello che è emerso è diciamo, un comportamento qualitativo delle resine bio-based molto promettente. Quindi siamo fiduciosi assolutamente nei risultati che analizzeremo a breve. Ovviamente tutto quello che poi emergerà dalla campagna sperimentale dovrà essere analizzato ancora di più nel dettaglio anche con eventuali società di classifica navale, in quanto per sdoganare l'utilizzo di questi adesivi bio-based ovviamente bisognerà mettere a punto una procedura di certificazione di queste colle ad hoc per il prodotto. Una volta fatti questi due passaggi, l'adozione da parte dei cantieri nautici di queste resine bio-based
potrà iniziare sicuramente e potremo vedere delle imbarcazioni reali realizzate appunto con queste resine. Le prospettive future dello studio riguardano, come già anticipato dai miei colleghi relatori, gli studi sull'accoppiamento di resine bioepoxy con fibre naturali, quindi come riportato appunto dal signor De Cesco e dal signor Zobec, l'introduzione di resine biobased in tecniche di costruzione che siano diverse dallo strip planking e in particolare per realizzare dei laminati che abbiano sia matrice che fibre biobased, come appunto lino, canapa o bambù. Infine, torno diciamo all'apertura del professor Fermeia per chiudere il tutto, vorremmo provare a studiare, a fare uno studio sul life cycle assessment di queste costruzioni realizzate in materiale biobased, in quanto ovviamente vorremmo quantificare i potenziali impatti sull'ambiente dell'intero ciclo di vita di queste imbarcazioni, quindi dall'origine, dalla produzione dei materiali di costruzione delle imbarcazioni, alla costruzione dell'imbarcazione stessa, la sua vita operativa e infine provare a buttare l'occhio anche a che cosa succederà quando la barca avrà raggiunto il suo fine vita e quindi se ci potessero essere delle eventuali possibilità di riciclo appunto dell'unità nautica. E con questo io chiudo, vi ringrazio per l'attenzione e ripasso la parola al professor Fermeia. Grazie mille Serena per la interessantissima discussione. Come vi avevo anticipato, sono le 5:19, siamo stati di una precisione tempistica galattica, veramente complimenti a tutti i relatori. D'altronde siamo nati ingegneri e purtroppo abbiamo questo piccolo difetto di essere puntuali e precisi. Ci sono già alcune domande che ho potuto vedere presenti nella chat, domande che sono state poste da una persona, ma altri possono aggiungersi. Adesso abbiamo ancora qualche minuto. La prima domanda è sostanzialmente rivolta ad Andrea Miniger. Andrea, immagino che tu mi senta. Sì. Perfetto, grazie Andrea. Ed è una curiosità che vale per tutti. C'è una variazione percentuale in termini di prezzo tra i materiali biobased e quelli tradizionali? Cioè, c'è effettivamente una grossa differenza o la differenza è secondo te trascurabile? Allora, per quello che so, diciamo, le aziende che producono materiali biobased e che si propongono sul mercato, per esempio, dei compositi, sono assolutamente consapevoli dei prezzi che vengono praticati, diciamo, sul mercato tradizionale, quindi utilizzando i prodotti da petrolio e quindi si adeguano. Anche perché anticipo forse una risposta a una domanda a cui ho dato un'occhiata, anche perché diciamo che alcune materie prime che faccio per dire anche il cardanolo, che in questa parte diciamo del mondo ci sembrano così esotiche, almeno la prima volta che le sentiamo, in realtà sono molto comuni fuori di qua e le quantità sono tutt'altro che trascurabili, quindi stiamo parlando sostanzialmente di materie prime che sono quasi delle commodities, quindi non stiamo parlando di qualcosa iniziato, non so, 10-15 anni fa, ma di un'industria che ha decenni alle spalle. E quindi inizialmente sulle piccole quantità, ma questo accade in realtà anche per i formulati possidici da petrolio, se uno ordina le latte da 20 kg o ancora peggio le campionature online da un chilo, si vede sparare dei prezzi improponibili a anche 50 euro al chilo, dopodiché se si va sulla scala industriale diciamo che possono essere riportati sulla retta via di appunto dei prezzi comparabili. Io vorrei aggiungere una cosa, se è possibile, è una testimonianza diretta dal cantiere Alto Adriatico Custom con cui stiamo collaborando, che ci ha detto che diciamo anche se ci dovesse essere comunque un costo
un po' maggiore delle resine biobased rispetto a quelle convenzionalmente utilizzate. Per loro l'interesse è molto forte nel riuscire a ottenere delle imbarcazioni a minore impatto ambientale, quindi insomma lo svantaggio economico rappresentato dalla differenza di prezzo per loro sarebbe molto ripagato da ovviamente l'appeal che un prodotto biobased, maggiormente biobased, avrebbe sia per loro che, diciamo, ovviamente per il pubblico. Ecco. Certo, un'operazione di marketing che compensa ampiamente, cioè non so se compensa ampiamente, ma comunque tende a compensare un aumento. D'altronde la cosa accade anche oggi nelle costruzioni, no? nelle villette, che se sono costruite con un certo criterio di ambientale hanno un costo maggiore, eppure la gente le compra lo stesso. E grazie Andrea anche ad aver risposto all'ulteriore domanda, dimostrando la grandissima efficienza degli ingegneri. Però rimane un'altra domanda in sospeso, che probabilmente Serena puoi rispondere tu, o magari ti posso aiutare anch'io, vista l'esperienza che ho nel Life Cycle Assessment. La Deborah Staviana chiede se c'è un vantaggio ambientale di questi materiali bio-based. La risposta vantaggio ambientale, quotation, lo otteniamo attraverso proprio quello che è invocato nella domanda, cioè si considera tutte le materie prime, si considerano i costi energetici per la produzione e si arriva a valutare un costo ambientale, ma considerato negli ambiti, degli indicatori che sono i classici indicatori, gli 8 indicatori della sostenibilità, confrontando per esempio due produzioni diverse, una produzione tradizionale elettroresina con una produzione innovativa. Questo è abbastanza standard e chiaro, molto, molto comune nello studio dei cicli di vita. Quindi direi che i lavori li stiamo facendo, magari Serena, se hai qualcosa da aggiungere, puoi farlo. No, sono concordo assolutamente con lei. Al momento non abbiamo ancora purtroppo affrontato nel dettaglio l'argomento, però sicuramente appunto ci concentreremo molto sulla produzione dei materiali di partenza per la realizzazione di queste barche, quindi l'energia, tutto quello che concerne la produzione, diciamo la produzione, poi in realtà il legno, insomma, non lo produciamo noi, però insomma lo tagliamo, lo portiamo, portiamo al cantiere e così, e la produzione delle resine bio-based e non in termini appunto di costi energetici di produzione delle materie. Quello sicuramente inciderà moltissimo, perché poi insomma la fase costruttiva dipende poi dal cantiere, ecco, dalle sue tecnologie, altro, ma sicuramente inciderà molto quanto è stato consumato in fase di preparazione dei materiali di origine. Sì, io aggiungo che poi si possono fare due tipi di studi di analisi del life cycle assessment. Una è, come dicono gli americani, dalla culla alla tomba, e questo ovviamente va a valutare tutto quello che serve in termini energetici e in termini di impatto per creare le materie prime, trasportarle, portarle al cantiere e realizzare la barca, il manufatto, ma anche andare a studiare tutto quello che succede nel riciclo e nello smaltimento del manufatto. Questo è lo studio completo dell'Life Cycle Assessment. Poi ce n'è un altro che invece si ferma al gate, cioè ai limiti di batteria dell'impianto, cioè del produttore. Io sono fortemente convinto che per trovare veramente un beneficio dei materiali biobased bisogna fare un ciclo di vita completo, dalla culla alla tomba, perché di fatto, torniamo a quello che Serena aveva mostrato in maniera molto chiara, lo smaltimento della vetroresina è un problema serio e diventerà un problema sempre più serio man mano che andiamo avanti. Che ne dite? Concordo assolutamente. Bene. Signori, io sto guardando la chat e magari vi faccio aiutare dagli organizzatori. Io non vedo altre domande. Sì, ci sono in realtà delle altre domande che sono arrivate ora. Se volete le leggo poi. Dai, magari grazie. Professor. Allora, ci chiedono, è possibile riciclare il lino e la resina bio
una volta che sono stati utilizzati assieme. E poi sempre la stessa persona, magari ve ne leggo un paio così poi potete gestire le risposte. Ci sono grandi produttori di materiali compositi interessati alla produzione di questi materiali? Ci sono grandi cantieri che impiegano già e stanno per impiegare questi materiali su larga scala? E concludo, perché sempre questa domanda arriva, è delegata alle altre. La disponibilità di lino e scarti di anacardi potrebbe essere un limite alla produzione di materiali bio-based in ottica di una futura sostituzione totale della vetroresina? Sì, direi che quest'ultima domanda era già stata risposta e affrontata dall'ingegner Miniger e da Andrea prima. Sulle altre, non lo so, Andrea, puoi dire qualcosa? O qualcun altro, non so. Allora, un commento solamente, allora, sul fatto che si stiano muovendo, chiamiamoli i grandi, ecco, magari lascio magari per il settore nautico, quindi i cantieri, passo la domanda al signor De Cesco, al signor Zobec, però fa molto riflettere in positivo il fatto che ci siano dei grandi produttori, per esempio di formulati. Ho citato un paio di volte Gurit, quindi che ha una gamma di prodotti amplissima. Il fatto che i formulati bio-based siano passati dalla piccola Entropy Resin americana, dalla relativamente piccola Sicomin francese, siano passati 15 anni fa dalla resina Amroy che ha usato il signor De Cesco e che poi credo purtroppo abbia chiuso. Adesso ci sono dei grandi nomi del composito e dell'adesivo, come Gurit, che hanno dei sistemi bio-based con un contenuto, chiamiamolo bio, impropriamente superiore al 40%. Quindi il messaggio è: se si muovono loro, vuol dire che hanno una richiesta, un sentore, oppure la richiesta la genereranno, perché sanno esattamente a quel livello di contatti, a quel livello di conoscenza del mercato che hanno, sanno che quel tipo di prodotti avrà sicuramente il cosiddetto uptake, un utilizzo, ci sarà qualcuno che andrà ad acquistarli, ad utilizzarli. Bene, grazie. Penso che abbiamo affrontato un po' tutte le domande, quindi non mi resta che chiudere qui alle ore 17:30. No, un attimo, perché ci sono arrivate delle altre domande. E allora, se siete d'accordo, ve le leggo. Posso fare un cerchio? C'è il signor Mira che vuole fare delle precisazioni. Posso fare delle precisazioni? Prego, prego, Mira. Allora, per quanto riguarda, concordo con la posizione dell'ingegnere Miniger, e per quanto riguarda la Google, conosco particolarmente bene la realtà, in quanto ho contribuito anche al test dell'AmproBio e presso le loro strutture. Certamente, i prodotti a base biologica rappresentano una piccola parte della paletta di offerta dei grandi produttori. Pensiamo per esempio alla Curi, l'AmproBio è entrata in commercio quest'anno, doveva entrare in commercio l'anno scorso, ma è appena una delle 10 resine che la Curi propone. E l'utilizzo in questo momento non è incredibile, anzi tutto sommato è abbastanza limitato. Quindi l'appeal che il bio offre al mercato, tutto sommato in questo momento non è ancora recepito in maniera forte, per vari motivi. E comunque le resine biologiche vengono vendute a dei prezzi che sono tutto sommato commerciali, non delle logiche di produzione. Questo. Ok, vi farei le altre domande che ci sono state fatte. Ci chiedono se la vita a lungo termine in ambiente marino di questo materiale, di questi materiali è già stata testata. Posso dire solo intervento?
Prego. A lungo termine non sono state ancora testate. Sappiamo che la retroresina, cioè la matrice poliestere, piuttosto che quindi l'estere, piuttosto che possilica, dura tantissimo. Ecco. Per quanto riguarda le possiliche, durerà ancora di più. Quindi il ciclo di vita è abbastanza lungo. E, okay. C'è un ricambio tecnologico di questi materiali. Ogni anno questi materiali vengono implementati e vengono migliorati, quindi le caratteristiche ogni anno sono migliori. Ok, grazie. Ok, poi ci chiedono, la tecnologia strip planking ha un limite di applicazione nella lunghezza delle unità da diporto? Serena. Attiva il microfono, Serena. Allora, diciamo, l'imbarcazione che io ho mostrato aveva una lunghezza di 11 metri. L'esempio invece del signor De Cesco mi pare che fosse un 41 piedi, se ricordo bene. Quindi diciamo, sono già delle imbarcazioni, se mi corregga se sbaglio, signor De Cesco. Sì, giusto, e giusto. Sono comunque già delle imbarcazioni, insomma, non di piccole dimensioni, ecco, siamo già oltre il campo dei 10 metri. Più che di lunghezza parlerei anche di forma dello scafo. Ovviamente la tecnologia strip planking ha dei limiti in quanto stiamo parlando di utilizzare dei listelli di legno sottili, però comunque che hanno uno spessore e quindi ovviamente delle curvature esagerate possono risultare difficili da implementare con questa tecnologia, più per l'utilizzo degli strip planks che per quello dei veneers, probabilmente che hanno ovviamente una flessibilità maggiore. Poi lascio la parola al signor De Cesco che sicuramente è più esperto sul tema, se vuole aggiungere qualcosa, ecco. Posso aggiungere che sono a conoscenza che al cantiere Alto Adriatico, non Castro, ma l'altro, Officina Alto Adriatico, stanno costruendo un'imbarcazione di 62 piedi in strip planking, quindi siamo già abbastanza avanti come dimensione. Non è fatta come quella che abbiamo fatto noi in 41 piedi, però ecco, vorrei aggiungere che nelle forme difficili, come ha detto l'ingegnere Bertagna, nelle forme difficili ci potrebbe essere questa soluzione di fare le parti più complicate in vetroresina, come abbiamo fatto noi per la prua e per la poppa. Quindi penso che questo sia un sistema veramente molto innovativo per delle barche costruite custom, non sicuramente per le barche di serie, perché naturalmente sono un po' più costose ovviamente delle imbarcazioni di serie, retroresina, sandwich, eccetera. Però come barca custom sicuramente sono un'opportunità. E riuscire magari un domani a farle anche con materiali oltre al legno dello strip planking con materiali bio, tipo lino e resine bio, sarebbe veramente un grosso passo avanti. Certo. Anche per una questione di marketing, come ha detto il professor Fermeglia. Certo, chiaramente in questo caso le persone più interessate, la parte più interessata è l'alta gamma, no? Cioè, si scende dall'alto per arrivare in fondo, perché lì conta di più l'aspetto innovativo in termini ambientali. Va bene, ci sono altre domande? Deborah? Sì, in realtà abbiamo ricevuto numerose domande, ne abbiamo ancora un 4 o 5, quindi magari procedo. Sì, L'ingegner Migliali ci pone una domanda relativamente al differente impatto ambientale tra vetro e lino, per cui ci dice che è chiara la differenza tra resine termoindurente tradizionale e una bio-based, ma è meno chiaro perché il vetro, normalmente riciclabile, abbia un impatto maggiore di altri rinforzi.
Prego, c'è qualcuno che vuole rispondere? Non è facile dare una risposta, eh? Ma è così, abbozzo una riflessione, perché una risposta probabilmente bisognerebbe andare su appunto analisi del ciclo di vita e capire. Sì, probabilmente c'è qualcosa di già studiato, pubblicato, non ne sono a conoscenza, ma credo sia l'unica, a livello di metodologia, sia l'unica risposta possibile, quindi fare dei confronti numerici sulla base di ipotesi che siano appunto sensate e consistenti. Sì, certo, qui essendo noi tecnici e non essendo su Facebook, prima di dare una risposta ci pensiamo su. Comunque è vero che il vetro è riciclabile, però il vetro annegato all'interno di una fibra di vetro legata all'interno di un polimero non è riciclabile, tout court. Quindi bisogna andare a capire cosa significa separarlo, cosa significa in termini anche energetici, in termini di impatto, e poi alla fine potremo dire qualcosa su questo aspetto. Ma queste sono tutte cose che vengono studiate e analizzate quando si fanno le analisi di LCA. Prossima. Ok, allora, lo strip planking è una tecnica conosciuta ma legata ad una costruzione artigianale dell'imbarcazione. Vi è un'idea della maggiorazione di costo rispetto alla produzione industriale da stampo? Serena? Sì, lo strip planking è una tecnica, insomma, ideale per costruzioni one-off, quindi insomma si crea un'imbarcazione, si creano magari altre due gemelle, ma non è sicuramente una tecnica adatta a una produzione in serie. Quindi per questo motivo l'estensione di questi materiali, queste resine bio-based, ad altre tecniche di costruzione, quindi realizzazione di laminati con anche fibre bio, è quello che, diciamo, verso cui stiamo tendendo tutti. Ecco, ovviamente anche, insomma, io porto l'esperienza poi del cantiere con cui collaboriamo. Anche loro, giustamente, non realizzare in serie un certo tipologia di imbarcazioni non è il loro lavoro, il loro core principale, sicuramente. Certo, grazie. Poi, signor De Cesare. Sì, volevo dire anche io, se posso dire una cosa, che secondo me, come percentuali sul rapporto fra un'imbarcazione in vetroresina normale e uno strip planking, siamo quasi al doppio del costo, come minimo. E quindi, perché il costo del sistema strip planking viene soprattutto da tutta la lavorazione del coating di rifinitura della parte esterna dello scafo, no? Perché le costruzioni in serie vengono da stampi già finiti al 100%, quindi non c'è bisogno di toccare niente una volta stampata la barca in vetroresina. Nello strip planking, come avete potuto vedere sulle foto che ho mostrato prima, naturalmente c'è tutto questo lavoro di stuccatura, levigatura, che purtroppo bisogna fare a mano. Quindi se non ci fosse quello, diciamo che ci si potrebbe avvicinare abbastanza al costo di una barca in vetroresina normale, perché poi le strutture interne bisogna farle comunque, no? Sì. Quindi, certo. Ma comunque per adesso siamo al doppio del costo, come minimo. Ok, grazie. Okay. Allora, vado avanti. È già stato studiato un processo di smaltimento e o riciclo per un laminato in fibra di lino e resina bio-epoxy? O sarebbe più semplice rispetto al riciclo del vetro o la fibra di basalto? Che sappia io, non ci sono processi, forse qualcosa di sperimentale, ma di operativo no. Ripeto, si tratta di fare degli studi di LCA e da questi ottenere dei risultati. C'è nessuno altro da aggiungere? Passerei alla prossima domanda. Deborah, per piacere. Ok, allora la prossima riguarda l'utilizzo del legno o delle essenze pregiate presenti nei paesi del terzo mondo, che sono ecologici solo per il riciclo, ma in relazione alla deforestazione? Ah,
Gran bella domanda. Questa è una domanda che mi permette di sorridere. Domanda per capire cosa ne pensa della deforestazione dell'Amazzonia. Sì, mi permetto di sorridere perché questa domanda in realtà è una domanda che c'era già stata posta ormai un anno e mezzo fa quasi, quando avevamo presentato il progetto dell'imbarcazione realizzata in strip planking. Quindi effettivamente è un tema ricorrente. In quell'occasione c'era stato detto: abbiamo delle bellissime foreste in Friuli Venezia Giulia, perché non cominciamo a sfruttare le nostre? Effettivamente, insomma, come diceva il professor Fermeia, sono implicazioni, dietro a questi utilizzi ci sono implicazioni diverse, quindi è un bel tema sicuramente, mi riservo di non, insomma, di dire che è una cosa a cui bisogna fare attenzione, ma ecco, in questo momento probabilmente ci stiamo concentrando più su altro, secondo me. Ecco. Qui il tema è come il tema della tempesta perfetta, cioè cosa esatto. Sarà di noi nel 2030 quando la tempesta perfetta di John Beddington salterà fuori. E quindi certo, il fatto di andare a distruggere delle foreste o a impattare in qualche modo con la deforestazione è un aspetto, ma anche abbiamo l'aspetto di saturare di rifiuti non gestibili tutto il mondo. Da una parte si va in una direzione, dall'altra si va in un'altra direzione, e anche qua bisogna ragionare, come dicono i latini, cum granus salis, cioè cercare di fare le cose ragionando e essendo documentati. In questo momento non ci sono dei dati che possono dire quanto possa impattare la deforestazione su tutto ciò. Ci possiamo ragionare, perché no? Certo. Allora, vado con le ultime tre domande. Esatto, poi basta. Il costo maggiore per l'acquisto dei materiali primari bio-based potrebbe essere ammortizzato dal minor costo nella fase di smaltimento del manufatto? Anche qui avere dei dati non sarebbe male, però a naso direi di sì. Esatto. Una volta che si sia identificato il processo specifico, e deve essere un processo chimico che va a gestire lo smaltimento, ma a questo punto con i simulatori di processo siamo in grado di fare una valutazione economica più o meno il 30% dei costi di smaltimento. A questo punto si può fare dei ragionamenti un po' più seri, certo. Scusatemi, ho risposto io, ma sei l'ingegnere chimico, è il mio campo. Beh, anche tu Andrea, dai. Penultima domanda, vista l'importanza di tali materiali per numerosi ambiti, esiste una letteratura per diffondere queste informazioni anche a livello scolastico? Quindi di scuole superiori, istituti tecnici? Non lo so. Certamente esistono dei libri molto semplici o anche dei seminari online sul ciclo di vita dei materiali, sul life cycle assessment intendo dire. Specifico per questo tipo di tematiche non sono al corrente. Magari Serena, Andrea, forse voi oppure Zobe, cioè non lo so, sapete qualcosa di più di quanto... Andrea, attiva il microfono per piacere. Ecco, adesso funziona. No, non so qualcosa di più in specifico. Mi viene in mente che, allora, intanto è un'ottima idea per qualche futuro progetto in tema di formazione o disseminazione, questo sì. Secondo, potrebbero essere di ispirazione, mi vengono in mente i paesi nordici, dove questo tipo di trasferimento, sto pensando Europa, Finlandia per esempio, dove questo tipo di trasferimento verso il basso dal punto di vista dell'età appunto, e questo tipo di educazione e anche la consapevolezza ambientale molto più sviluppato. Quindi potrebbe essere un'idea per una sorta di, chiamiamolo copia e incolla, ma di gran valore. Sì, il problema è che se copia e incolla viene fatto dalla lingua danese è un po' un problema di comprensione. Ma va bene, cioè, casomai mi chiamate, visto che ho vissuto 3 anni in Danimarca, qualcosa mi ricordo. Vediamo l'ultima domanda, Deborah.
Ok, sì, l'ultima domanda è per l'ingegner Miniger. In IP Polymers avete per caso approcciato all'utilizzo combinato di fibre di lino con particolari resine termoplastiche con temperatura di transizione vetrosa elevata invece che termoindurenti? Allora, no, allora, principalmente per il fatto che in IP Polymers non siamo attrezzati per il processing di termoplastici tradizionali. Recentemente siamo venuti a conoscenza di questa resina, la chiamano termoplastica liquida, la Helium della Archema, che ho citato brevemente, e non ci abbiamo mai messo le mani ancora sopra, e come dire, c'è la curiosità di vedere un po' di cosa si tratta, quindi cosa succede evidentemente con la temperatura. Ci dovrà essere chiaramente un cross-linking, appunto una formazione di reticolo tridimensionale per dare un minimo di punto di compattezza, di solidità a questo materiale. Non ne siamo a conoscenza. E viceversa, non è esattamente la stessa cosa, siamo a conoscenza di progetti di ricerca, ma appunto sono ancora progetti in cui non siamo coinvolti, ma conosciamo alcuni dei partner, in cui vengono sviluppate delle matrici epossidiche che possano essere quantomeno termoformate sotto determinate condizioni alla fine diciamo, del ciclo di vita. Quindi non è una riciclabilità o un recupero completo come potenzialmente nel caso del termoplastico, ma se non altro la possibilità di dare una nuova forma o eventualmente una seconda vita, se non è più possibile un refitting. Esatto. Posso fare un intervento? Prego, prego, prego. La resina dell'Archema, io ho visto un manufatto fatto con questa resina e con fibre di lino. Posso dire che funziona? Una resina comunque liquida, acrilica liquida con un catalizzatore in polvere. Sviluppa una reazione esotermica, reticola, funziona benissimo. Ecco, questo è il mio. Ottimo, esperienza diretta dal campo, grazie, grazie. Deborah, mi pare che abbiamo finito con le domande, Confermo. no? Perfetto, abbiamo parlato di materiali, abbiamo parlato di ciclo di vita, di compositi sostenibili, stiamo andando verso un modello di green economy? Questa era la domanda che ci siamo posti quando abbiamo iniziato a parlare e organizzare questo webinar. Direi di sì, ci sono ancora, non sarà domani mattina. Ma ci sono delle indicazioni scientifiche, ci sono delle indicazioni di mercato chiare che questa strada è percorribile. Ne abbiamo parlato con Andrea Miniger di IP Polymers, ne abbiamo parlato con Luigi De Cesco di Serigy Engineering, con Miran Zovec di Resintex Technology e con Serena Bertagna dell'Università di Trieste. Ringrazio i relatori e ringrazio soprattutto la Mare FVG per l'organizzazione, per l'operazione di divulgazione e per il supporto che ci hanno dato durante questa ora e mezza piacevolissima passata insieme. Signore, signori, buon pomeriggio e buona serata a tutti quanti. Ciao a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie per tanto.